Buonasera cari amici, sta arrivando Natale, sta arrivando un periodo importante per la cristianità e sta arrivando un periodo, diciamo, di grande cultura ceramistica, di grande cultura presepiale, e Mrs. Mary risponde con una bellissima mostra qui nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, chiamata da tutti e conosciuta da tutti meglio come la chiesa delle anime sante. Abbiamo qui un personaggio illustre per Mrs. Mary, padre Rosario, autore di questo lavoro assieme ad altri amici misilmeresi che poi andremo a presentare. E allora, padre Rosario, una bella iniziativa, importante, ripeto, religiosa, culturale, un messaggio per tutti noi. Che significa riproporre questa iniziativa? Io dico anche dopo anni di Covid, dopo anni di restrizioni. Beh, intanto abbiamo voluto esprimere la dimensione culturale dal punto di vista dei presepi artistici. Abbiamo un presepe che appartiene alla parrocchia, che ha circa 100 anni. Poi c'è un tripi o un presepe di Caltagirone, un 700 napoletano o qualcosa di simile realizzato in questo periodo. Ma al di là di questi pezzi così belli, ecco qualche quadro fatto da Garofalo, quindi al di là di questi pezzi così belli, poi i pezzi più preziosi sono quelli che hanno realizzato i bambini. Abbiamo circa 120 presepi realizzati dai bimbi del catechismo, dagli scout, ecco, dei bimbi che circolano attorno alla nostra comunità parrocchiale, e li ritengo i più preziosi perché avevano un obiettivo da raggiungere: l'opportunità di realizzare questi presepi non da soli ma accanto ai propri genitori. Quindi di conseguenza quel presepe è diventato uno strumento affinché la famiglia si potesse risedere al tavolo e, ecco, curare un aspetto devozionale, un aspetto religioso attraverso questo segno così semplice ma così prezioso. Lei un po' mi fa ritornare indietro nel tempo, quando il presepe era diciamo un monumento all'interno della famiglia, ma anche un elemento di incontro, no? Dell'osservazione, perché nella famiglia e si rivedeva quello che poi era dentro la grotta. Ecco, questo messaggio, che è anche cristiano e soprattutto cristiano, quanto vale oggi nella nostra società consumistica e nella nostra società che spesso taglia fuori i poveri e mette dentro magari il dio denaro? Sicuramente credo che semplici valori come, ecco, questi pupazzetti o questi strumenti che sono stati utilizzati per realizzare i presepimi dei bimbi, chiaramente sono piccoli strumenti per ricollocare al centro la dignità della persona. Ecco, lei sa benissimo che noi, ecco, abbiamo a cuore la promozione della persona, la promozione umana come obiettivo principale, e quindi al di là, ecco, di quello che possa essere il segno religioso, prima di ogni altra realtà, ciò che importa è lo stare insieme delle persone. Ecco, io non lo so quante persone verranno qui nei prossimi giorni fino al 6 gennaio, ma di una cosa sono certo: se tutto ciò servirà a suscitare un'emozione, servirà a farci sentire, ecco, più sereni di fronte a un'opera artistica, allora tutto questo ci permette di aver raggiungere un obiettivo molto importante. La persona con i suoi sentimenti, la persona con i suoi valori, la persona nella sua dignità, che deve essere sempre ricollocata al centro. Quest'opera è fatta da tante, tante persone e per me, ecco, già è un successo. Salutiamo anche in Francia Nati Renato, la invitiamo a venire qua in Sicilia. Salutiamo anche Carlo Bresciani, grande ex calciatore, Guido Bontempi, grande ex ciclista, sono tutti qua, e l'amico mio Scafidi che ci segue dal Veneto. Ecco, passiamo adesso a Stefano Di Caro, detto bene Di Caro, superiore della congregazione del 33. Del Santissimo Crocifisso, sotto il titolo del 33. Sotto il titolo del 33. Allora, chiamiamo sotto il titolo, così evitiamo di fare questa cosa, la shock. Ok, benissimo. Allora, una bella iniziativa, un bel gruppo, tra l'altro c'è anche qui Nino Azzaretto, che lui è sempre presente in queste iniziative. Superiore del Santissimo Sacramento.
comunione della confraternita San Giuseppe. Ecco, quindi abbiamo qui, diciamo, pezzi grossi, no? Delle congregazioni missilmeresi. Uniti si vince, uniti si ripropone il bello di Missilmeri, uniti si riesce a costruire messaggi importanti, messaggi che identificano una comunità. Allora, che significa per voi avere creato questa iniziativa e che valore ha da un punto di vista religioso e sociale? Lo chiedo a tutti e tre. Per me il fatto riguarda l'opinione su questo esempio, ho avuto, ho detto al rosario, ho in mente di celebrare una gioia per quanto le persone entrano in questo. Le persone entrano 5 minuti di tempo per rilassarsi e vedere i presepi che hanno fatto i propri figli. Questa per me è una gioia, vedere tutti i bambini che hanno partecipato con i genitori a fare. Questi presepi vengono dalle scuole, no? Vengono dal catechismo. Dal catechismo, della Chiesa Madre. Della Chiesa Madre, sì. Quando ho detto a Don Rosario, ho in mente questa idea di fare di questa piccola mostra, per me è una piccola, e Don Rosario subito si è messo in moto per aiutarmi come comunità, perché abbiamo fatto tutta la comunità della parrocchia di San Giovanni Battista. Speriamo che fra un anno convergeremo anche altre comunità e vedere questa chiesa dove. Sì, sarà sicuramente così, perché l'iniziativa che abbiamo realizzato, un'iniziativa fatta e ideata da Don Rosario, ma dobbiamo dare merito e atto anche alla confraternita del 33, che lui l'ha presa subito propria, ma con la collaborazione di tutte le confraternite, ma non solo delle confraternite, ma delle realtà parrocchiali del San Giovanni Battista, della parrocchia di San Giovanni Battista. Praticamente qua ci sono tutte le realtà e tutte le persone che ci hanno collaborato. Io ti faccio vedere una cosa bellissima, perché io ritengo tutti sono belli, ma questo in particolare, guarda, questo qua, questo presepe, se tu vedi, è stato fatto dai piccoli del catechismo. I piccoli, sai chi sono? Sono bambini di 3-4 anni che durante la messa se ne vanno con i catechisti dentro l'oratorio e fanno anche loro attività religiosa, e hanno realizzato questo piccolo presepe. È particolare perché c'è la Chiesa Madre e il presepe colorato dai bambini. Perfetto. Cioè, è una cosa bellissima. Uno che si è dedicato sempre a queste manifestazioni, come tutti i nostri amici. Ecco, che cosa significa per noi che abbiamo i capelli bianchi, insomma, emozionarci ancora nel vedere la grotta, i presepi? Sì, sì, sì. Tu sai benissimo quanto io tengo tanto a queste cose, perché sono delle cose che ti emozionano sempre, ti continueranno sempre ad emozionare. Cioè, ma vederli fatti da bambini, vederli fatti dalle mamme assieme e con i papà, queste cose, è ancora più emozionante. Cioè, vedere fatti, cioè, questi presepi con delle cose semplici, con delle pigne. Materiale da riciclo, ma vederli fatti anche con gli stecchini, guarda, gli stecchini. No, questi sono stecchini, quelli degli ascaretti, dei gelati, cioè con i tappi del vino, del sughero, del vino, delle bottiglie di vino. Questo significa, se mi permette, arte, significa anche sperimentazione. Sperimentazione, arte, questo è un presepe molto molto particolare, molto bello. Questa è una famiglia che l'ha portato qua a farci, cioè a metterlo in mostra, che è bellissimo. È un presepe artigiano fatto dalla persona che ce l'ha portato. Sì, Messilmerese. È qui presente. Vieni qua. Poi c'è un'altra. Io non posso inquadrare le persone perché ci possono essere bambine. Sì. Senti, sei tu qua. Diceva Nino Azzaretto che qua sei tu il colpevole di questo. Il colpevole di tutto questo. Questa meraviglia, dai.
Vabbè, la meraviglia è stile napoletano. Ecco, bravo. Stile napoletano, rudere, sempre che si rifà il tempio, le colonne sarebbero la legalità di Dio, giustamente. E poi la porta è, diciamo, un classico rudere di stile napoletano. Senti, perché il presepe, al di là di ogni, diciamo, valore religioso che è importante, perché ancora c'è emozione? Ma l'emozione c'è sempre, ci sarà sempre, almeno per chi lo fa. Perché ma ci fa tornare sempre bambini. Oltre a farci ritornare bambini. Però diciamo il presepe per un cristiano è la fonte. Però ti dico che il presepe riesce ad emozionare anche in funzione dell'arte, in funzione di quell'arte presepiale, no? Che noi conosciamo in Napoli, no? Ma conosciamo anche nel sud Italia. Ecco, riesce veramente a scuotere da un punto di vista della bellezza dei personaggi. Noi lo stiamo vedendo qua. Certo, che scuote. Poi per esempio questi due personaggi che le ha fatte mia moglie, tutti i paramenti, diciamo tutti gli ambiti. C'è tua moglie qua? C'è? No, non c'è. Quindi già la stessa cosa che tu inizi a farli, a cucirli tutti a mano, a dipingere i volti, perché sono fatti tutti i dipinti dei nostri, quindi già l'emozione tu la trovi. E poi quando l'opera è finita, ancora meglio. Certo. Allora Valentino, ti faccio vedere delle particolarità. Questi sono dei presepi che ci hanno portato, cioè realizzati a mano, tutti a mano, realizzati da una signora, io so il nome, Vittoria, e praticamente è di Palermo, l'ha realizzati lei, e sentendo questa mostra, sentendo che c'è questa mostra così bella, così che avvolgente, io te la presento. È lei, sì, quella che realizza questi presepi. E alla signora Vittoria, credo. Esatto. Che significa oggi riproporre dopo 2022 anni questa immagine, questa sacralità, questa icona del presepe, della grotta, che ovviamente va multidimensionata, perché abbiamo visto, come diceva il signor Azzaretto, abbiamo visto il presepe fatto con il materiale da riciclo, no? Ma anche con materiale povero o più o meno ricco, abbiamo visto il presepe quello barocco natalizio di Napoli. Ecco, che significa per lei fare il presepe? Fare il presepe rappresenta... Ma nel senso di costruire. Di costruire, esatto. Rappresenta oggi la famiglia, l'unione, quello che un po' manca adesso nelle case, insomma, si sta perdendo un po' questa tradizione. Io la ritengo fondamentale anche più dell'albero di Natale. Noi abbiamo visto qualche immagine nel napoletano, no? Queste figure nuove, moderne, di questo Gesù bambino, no? Mi ricordo l'anno scorso col telefonino in mano, no? Ecco, questo è importante, è un messaggio importante, perché ci fa capire come la modernità sta cambiando i costumi, ma in realtà la tradizione resta. Quanto la modernità influisce su queste opere e quanto resta la tradizione e i valori ancestrali? Sicuramente tende la modernità un po' a richiamare la tradizione, in qualche modo avvicinare chi in realtà non è così vicino a questa arte, io la chiamo arte presepiale, quindi anche il fatto di raffigurare sul presepe i giocatori di calcio, ecco, bravo, è un modo per attirare marketing, tutti quanti, sì, business, alla fine è soltanto business. Però dico, al di là di tutto, ecco, noi abbiamo visto, stiamo vedendo il lavoro fatto da parte delle congregazioni, di Mizilmere, no, questa organizzazione, dico, fatto da... Ecco, il messaggio è che stanno lanciando questi ragazzi, questi ex ragazzi, che hanno tutti i capelli bianchi qua. Chi ce li ha ancora? Ecco, sotto ovviamente diciamo la cura tecnica, ovviamente organizzativa, di Padre Rosario, che valore può avere in una comunità come Missing Mary, in un periodo post-Covid per esempio? Un valore enorme, un valore che comunque tende ad avvicinare le famiglie, la comunità, a creare l'insieme, un modo per appunto stare insieme e collaborare anche insieme in un momento così bello. Okay. Caro Valentino, pensa che questi presepi nascono intanto dalla fantasia di Vittoria, che ha sposato questo progetto
cominciando intanto a raccogliere pezzi di sughero in campagna, e da lì comincia a vivere proprio questo desiderio dei presepi. Poi ecco, il suo piccolo desiderio è diventato il progetto di più famiglie, anche perché quando li realizziamo a Casa Puglisi questi presepi, non è solo Vittoria e la sua famiglia, ma sono 4-5 famiglie che si ritrovano a vivere giornate di fraternità, di preghiera, nottate. E tra una cucinata e l'altra si costruiscono le palme, si progetta la fuga in Egitto, diventa ecco uno stare insieme nell'essere capace di sognare. E allora ecco, questa mostra dei presepi vuole anche un po' ecco stimolare questo desiderio di ritrovarsi. Tante volte ecco facciamo fatica a stare 5 minuti insieme perché siamo presi da mille cose da fare, da mille faccende che ecco ci fanno allontanare anche tra familiari. Ecco, invece questa logica dello stare insieme, del costruire insieme, ecco, ci fa ritrovare come famiglia. Quindi in una realtà come Missile Mary è una bella esperienza sociale. Io volevo chiedere sempre alla signora se lei ritiene che oggi si possa dedicare un presepe, si possa dedicare questa manifestazione a qualcuno in particolare, che potrebbe essere il nostro Papa, ma che potrebbe essere anche la gente che soffre, la assolutamente gente che sì. Per ora è sotto i bombardamenti in Ucraina, ecco, gente che non ha una grotta dove passare il Natale, no? Assolutamente sì, il presepe può essere per non può essere, è per tutti. Potrebbe essere ambientato in qualsiasi modo, sotto un bombardamento, su una nave per quanto riguarda i migranti. E in ogni famiglia c'è un presepe, in ognuno di noi, esatto. O ricchi o poveri, esatto. Insomma, viviamo il presepe. Esatto. Dino. Valentino, ti voglio dire, cioè, come ti ho detto poco fa... Sì. Ecco, questo è il superiore delle anime sante. Buonasera, ha collaborato pure. Come si chiama? Buonasera, sono Massimo Coltelluccio e sono il superiore della confraternita delle anime sante. Grazie Padre Rosario e i superiori delle confraternite dei Missile Mary che hanno chiesto la chiesa, e la confraternita si è messa subito a disposizione perché è giusto che sia un momento di congregazione, di aggregazione di tutta la comunità, e grazie all'impegno di Padre Rosario che stiamo cercando in tutta la comunità di Missile Mary intanto di far mostrare questa opera d'arte a tutta la comunità che molte persone di Missile Mary ancora non conoscono. E poi la mostra dei presepi, con molti presepi fatti anche dai bambini, dai ragazzi scout, e quindi... No, io le volevo chiedere questo, cioè ospitare una manifestazione del genere, no? È importante, e richiamare la gente a venire in questi luoghi importanti, sia da un punto di vista religioso, ma anche da un punto di vista artistico, perché certo, questa certo. È la storia di Missile Mary. Ecco, il valore di queste iniziative, soprattutto se state coinvolgendo giovani, ragazzi, bambini... Allora, il valore è un valore inestimabile intanto per la popolazione di Missile Mary, per la nostra cultura, perché noi siamo questo. Il popolo di Missile Mary ha bisogno di questo, di momenti, di luoghi di aggregazione e di far vedere a tutti la propria creatività. Bravo, la propria creatività, sì, bravo. Sì, sì, sì. La propria vena artistica, esatto, che poi esatto. Si manifesta ecco, con esatto, l'arte sì, esatto, bene. Esatto. Ecco, volevo dire questo di qua. Presentati però. Io sono Michelangelo, superiore della confraternita di San Giuseppe, Patriarca San Giuseppe. E quindi fai parte di questo progetto. Sì, sì, sì. Quando Padre Rosario ci siamo presentati, la cosa primaria che ci ha detto è quello di cercare di fare squadra e organizzare il tutto con la complicità di tutti. L'abbiamo preso sul serio questa cosa perché ci tenevamo, anche perché tante cose che a sua volta sembravano banali oggi sono cose preziose, cioè ritornare un pochettino indietro e far vedere alle persone e far valutare veramente qual è la nostra religione e quindi presentarla nel modo migliore la nostra natività. Oggi con Stefano e con Nino e altri superiori ci siamo messi
diciamo, abbiamo fatto una sfida, dico, vediamo cosa possiamo riuscire a fare. Quello che sembrava che doveva essere poco partecipata, invece oggi ci troviamo anche in difficoltà per poter trovare i posti dove metterli. No, ma attenzione, questi non lo è, ma esatto, esatto, infatti si sta inaugurando stasera. Esatto, esatto. No. Vi volevo chiedere, esatto, fino a quando resterà aperto? Resterà fino al 6 gennaio, che, addirittura il 6 gennaio, poi alla fine ci sarà un sorteggio di un presepe che si sta sorteggiando, un piccolo presepe, tanto per dare un segnale di una festa, quindi alla fine premiare anche i bambini che hanno realizzato quello che si è stato fatto, perché sono state tutte fatte da bambini e che sono state veramente creativi, delle cose che magari noi non immaginavamo, in collaborazione, diciamo, con i genitori, hanno creato questi tipi di, ne ho viste poco fa dall'altra parte, uno che c'erano le noccioline, noccioline fatti intagliati con, c'erano le facce, c'era il bambinello, c'erano tutti, e queste sono delle cose belle di cui noi magari non immaginavamo che possono esistere, ma queste idee ci sono e quindi bisogna tirarli fuori. Penso che quello che si è fatto oggi, e ripeto, poco fa quando io ho detto partecipazione non intendevo come persone, ma intendevo come numero di presepe, perché sono quasi 130 presepe realizzate dai bambini. Penso che quello che abbiamo fatto quest'anno è un motivo in più per il prossimo anno creare qualcosa per cercare meglio. Ecco, questo sì, ma già pensiamo anche per il futuro. E allora, pensando a quest'anno, Stefano, gli orari di apertura? Sono tutti i giorni aperti, ecco, dalle 17.30 alle 19.30. Ecco, quindi tutti i giorni, sì, compreso il 25? Sì, penso di sì. Poi casomai ci aggiorniamo. dovremmo essere aperti. Quindi. Questi sono altri presepi che hanno fatto i bambini, questi sono gli scout. Sono tantissimi particolari, ma poi hanno una fantasia i bambini che... Ovviamente. Senti, allora abbiamo 130 presepi. 130 presepi. E allora io invito chi non è di Misilmeri, ma anche chi è di Misilmeri, a venire appunto a vedere questa importante iniziativa, l'arte presepiale, l'esposizione dei presepi, l'ambiente natalizio, il profumo della grotta, ecco, qui abbiamo il fieno pure, e quindi... È il presepe che c'è alla Chiesa Madre. Sì, sì, ce l'è stato detto già. E allora quindi invito tutti a partecipare, a venire qui appunto presso la chiesa di Sant'Antonio da Padova, detta anche appunto, come dicevo, delle anime sante, perché sicuramente è un momento importante, è un momento anche per ritornare bambini, è un momento per sognare, è un momento per riflettere, è un momento per partecipare, è un momento per porsi delle domande e cercare nel nostro intimo, nel nostro io, qualche risposta. Ecco, voglio chiudere con appunto questa immagine importante. Qui abbiamo anche i Re Magi, come voi potete vedere. Per la verità è ancora presto, a Misilmeri arrivano prima i Re Magi, perché dovrebbero arrivare il 6 di gennaio, loro sono arrivati qualche mesetto prima, e quindi li salutiamo pure, e salutiamo ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito, che ci seguiranno magari più avanti con la registrazione, e voglio lanciare un messaggio, perché la pace in questo periodo ha un valore importante, ha un valore interiore, ha un valore esteriore. E al di là, ripeto sempre, di un principio che può essere anche laico, il Natale unisce, il Natale deve unire, deve farci riflettere sul valore dello stare assieme, sul valore appunto grande, con la P maiuscola, della pace. Buona serata a tutti.